Parliamo di una storia già leggenda, un mito, quello di Enrico Caruso, e c'è un Caruso Fest Musica Tu. Giuseppe Reale, associazione Oltre il Chiostro, dove accade, quando accade, come è possibile seguire questo evento? Accade al Castello Giusso di Vico Equense, su questo terrazzo che si affaccia su uno stupendo golfo di Sorrento, e sarà l'occasione per incontrare nuovamente non solo un mito, non solo un simbolo, ma la musica lirica, la musica napoletana diffusa e conosciuta nel mondo. La data l'abbiamo detta? 3-4 settembre, ore 19. Ore 19. Pasquale Esposito è un tenore italo-americano che aveva evidentemente nel destino la musica e la capacità di essere tenore. Vive a San Francisco, Stati Uniti, ma è nato a due passi da dove nacque Enrico Caruso. Sì, Piazza Ottocarli, io sono nato... sono vissuto a via Filippo Maria Briganti, che dista praticamente 100 metri dalla famosa piazza dove c'è la statua di Caruso, e una gioia ritornare a casa e portare in vita un mito che è apprezzato in tutto il mondo. Noi abbiamo fatto fundraising per mettere insieme i fondi per questo evento, è stato strepitoso vedere il supporto da tutto il mondo, dalla Cina, dal Giappone, dagli Stati Uniti, delle persone che ci aiutavano nel mettere insieme questo sogno. Quindi un documentario che parli della vita di Caruso e dei luoghi storici importanti a Caruso. Ecco, hai cantato anche alla cerimonia dell'America's Cup di apertura, ma ovviamente dà grande emozione questo docufilm, documusica, che verrà anche proiettato su un canale satellitare e anche negli Stati Uniti, con riflessi statunitensi. La PBS, sì. Quindi milioni di persone potranno vedere la storia di questo mito sotto chiave moderna, dove l'andiamo a presentare con appunto l'aspetto musicale che sarà registrato a Castello Giusso il 3-4 settembre con un aspetto tecnico strepitoso e un'orchestra che è quella di Santa Chiara. E poi ovviamente l'aspetto documentario che verrà girato dopo per i diversi luoghi. L'American Cup è stata un'esperienza bellissima, perché vedere i 200 e più passa membri della Luna Rossa e cantare per loro proprio è stata una bella cosa, perché mi ritrovo lì nella baia di San Francisco gemellata con la baia di Napoli e a cantare le canzoni importanti, quindi per il lancio di questa manifestazione. Magari poi mi accennava che potrebbe portare anche il San Carlo a San Francisco, qualcosa accadrà con lo spicchio di Napoli. Poi. Succederà a ottobre, dove per l'anno della cultura italiana avremo 200 persone che partono dal San Carlo, musicisti, coro, cantanti, e gemellati con l'opera di San Francisco faranno una messa di Verdi, e io sto mettendo su un concerto in beneficenza per raccogliere i fondi per trasportare tutte queste persone che da San Carlo e da Napoli vengono da me a San Francisco, quindi è una gioia. Che poi vale sempre la pena andarci. Giuseppe Reale, per chiudere, anche una maniera, sfidando la leggenda di Caruso, per far scoprire bellezze del territorio inesplorate. Avete già richieste di turisti stranieri per questo evento? Beh, ma vede, soprattutto per confermarci che Napoli e la cultura napoletana è un linguaggio internazionale nel mondo e che c'è grande attesa di napoletanità nel mondo. Grazie, grazie, in bocca al lupo, e buon per chi potrà venire in questi giorni del 3 e 4.